Di nuovo buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6, un'edizione flash per lasciare spazio a Diretta Stadio e alla partita fra Cremonese e Pescara. Torniamo sulla visita in Abruzzo del generale Figliuolo, che è il commissario straordinario per l'emergenza Covid. Lo facciamo andando, anzi tornando in diretta da Pescara, dal centro vaccinale di Via Tirino, così come abbiamo fatto per proporvi in diretta le parole proprio di Figliuolo durante la sua visita nella straordinaria di pochi minuti fa. Ridò il buongiorno a Giuseppe Dintino e soprattutto ringrazio il sindaco di Pescara Carlo Masci che ha accolto il nostro invito ed è ai nostri microfoni. Linea a te, Giuseppe. Buon pomeriggio dal Palafiere di Via Tirino a Pescara, uno dei centri vaccinali d'Abruzzo, dove è venuto in visita quest'oggi il commissario straordinario Figliuolo, accompagnato dal capo della Protezione Civile Nazionale Curcio. Una giornata tutta abruzzese per loro che dalle ore 10 sono stati in Piazza Unione, in regione, a colloquio con i vertici della giunta regionale. Poi intorno alle ore 12 sono venuti a visitare qui il centro vaccinale. Ora sono in direzione L'Aquila a visitare quello di San Vittorino. Prima di farvi ascoltare le parole del commissario Figliuolo, ringrazio per aver accolto il nostro invito il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Benvenuto sindaco. Buon pomeriggio. A detta di Figliuolo, questo è uno dei centri vaccinali migliori che finora ha visitato. Sì, per noi è motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio, perché sentire il generale Figliuolo complimentarsi per questa struttura, dire che è una delle migliori d'Italia, e sicuramente lui ne ha visitate tantissime, per Pescara è un momento importante. Devo dire che funziona tutto oggettivamente, possiamo fare 2.500 vaccini al giorno, 235 vaccini ogni ora, ci sono 160 persone che ogni giorno sono qui, la maggior parte volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile, delle tante associazioni di volontariato che operano nella nostra città. Quindi è un bel momento di cuore, di sentimento. La cosa più bella che io sento è che quando le persone escono, dopo essersi vaccinate, dicono non siamo stati dei numeri, ma abbiamo trovato sensibilità e umanità e questo è veramente bellissimo. Sindaco, qui vengono inoculate circa 2.500 dosi al giorno. Lei ha detto chiaramente al commissario: dateci più vaccini perché siamo in grado di somministrarli. È così? Sì, io gli ho detto proprio questo perché oggi noi non facciamo ancora 2.500 vaccinazioni al giorno, ne facciamo 1.500, 1.600, ma se arriveranno altri vaccini saremo in grado di farne 2.500 e questo vorrà dire che si vaccineranno più persone e quindi prima si uscirà da questa fase pandemica perché avremo un'immunità di massa. Pensate che con 2.500 vaccinazioni al giorno noi facciamo 75.000 vaccinazioni al mese, un numero incredibile per la nostra città. Quindi ho detto al generale Figliuolo: dateci vaccini perché noi abbiamo strutture e organizzazione per poterne fare sempre di più di vaccinazioni. Ho fatto anche un appello per tenere conto della protezione civile, perché quello che io ho visto in quest'anno, l'impegno dei volontari è stato encomiabile e soprattutto tutto ciò che si è mosso attorno alla pandemia si è mosso e ha funzionato perché c'erano i volontari e ci sono i volontari. Perché io ho visto tanta gente che non ha guardato l'orario di lavoro, non ha guardato l'impegno economico, ma ha messo il cuore, come ha ribadito Figliuolo, lo ha detto, dice: io a Pescara ho trovato il cuore, ho trovato il sangue che scorre nelle vene, la voglia di fare, e questa è la cosa più bella. Ha detto: ho visto un'Italia che funziona. E al suo appello sulla richiesta di maggiori vaccini ha ricevuto qualche rassicurazione da parte del commissario? Sì, ha detto che stanno arrivando, ne arriveranno a breve 17 milioni in Italia, quindi un numero importante, saranno distribuite queste dosi per tutte le regioni, quindi noi puntiamo a essere una delle prime regioni a uscire dalla pandemia con la vaccinazione di massa e Pescara sicuramente si distinguerà. Io all'ingresso del centro vaccinazioni ho messo uno schermo in cui c'è scritto il numero delle vaccinazioni, delle dosi somministrate su Pescara, siamo a 65.000 dosi somministrate, è un numero molto importante. Vedere quel numero lì mi conforta perché oltretutto
noi non dobbiamo dimenticare che a febbraio siamo stati la prima città ad essere colpita dalla variante inglese, avevamo numeri di contagio pericolosissimi, rischiavamo di essere una nuova Bergamo, invece abbiamo effettuato azioni che ci hanno portato dopo meno di due mesi a essere oramai da tre settimane la città che ha meno indice di contagio in Italia. Le vaccinazioni vanno bene, il contagio diminuisce, i morti oggi non ci sono e quindi credo che stiamo andando verso una fase nuova e speriamo di poter fare un'estate tranquilla e un autunno e un inverno ancora più tranquilli. Sindaco. E la campagna vaccinale Sindaco. Deve proseguire a tutta velocità. Scusami, anche per Giuseppe. Fare in modo che la situazione rimanga così. C'è una domanda da studio. Sì, sì, volevo chiedere una cosa velocissima al sindaco Masci prima di salutarlo, so che ha altri impegni, dunque dobbiamo liberarlo. Ed è una curiosità perché c'è giunta voce anche qui in redazione di molti centri vaccinali in cui le persone arrivano e se trovano il vaccino di AstraZeneca lo rifiutano. Non so se ha avuto le stesse nostre informazioni anche per quanto riguarda il centro vaccinazioni di Pescara e se vuole lanciare un appello a chi insomma questo vaccino lo rifiuta. Sindaco, la questione AstraZeneca, ci risulta che molte persone stanno rifiutando l'inoculazione del vaccino e annullando la propria prenotazione, risulta che stia accadendo anche qui e se vuole fare un appello. A me non risulta che stia accadendo questo, noi apriamo la nostra piattaforma la sera per il giorno dopo e in poche ore si riempie la piattaforma con le vaccinazioni AstraZeneca, non stiamo notando questa difficoltà e continuiamo a fare vaccinazioni con AstraZeneca, oltretutto mi sembra che non ci siano problemi per quanto riguarda le vaccinazioni nella nostra città, quindi proseguiamo tranquillamente, io non vedo l'ora di aprire alla fascia d'età che va da 50 a 59 anni, questo succederà già da lunedì e sono certo che riempiremo le piattaforme ogni volta che le apriremo. Oltretutto la piattaforma comunale funziona benissimo, non dà luogo a file, non dà problemi, credo che ci sia un giusto equilibrio in ogni situazione qui a Pescara per quanto riguarda la pandemia e i risultati si vedono. Grazie, grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci. Adesso torniamo a parlare più specificatamente della visita di Figliuolo qui in Abruzzo. Ha toccato diversi temi durante questa visita al centro vaccinale di Pescara, a partire appunto dalla promessa di cui parlava poco fa anche il sindaco di una fornitura più consistente dei vaccini. Ascoltiamolo. Io mi aspetto 17 milioni di vaccini, stanno arrivando, arriveranno con cadenza settimanale, così come li avete visti giungere in questa prima settimana, e ci daranno modo di tenerci sull'obiettivo. L'Abruzzo è sull'obiettivo, l'Abruzzo nei giorni scorsi è arrivata quasi a 13.000, li ha superati, il suo target è vicino ai 12.000, è capace di arrivare a 15.000 ma anche a 20.000 somministrazioni. Altro tema toccato dal commissario Figliuolo, quello dei vaccini a domicilio per cui sono impiegate anche le forze militari e perché in Abruzzo ci sono diversi paesi nelle aree interne isolati, distanti dai presidi sanitari che il generale ha paragonato anche alle isole minori e che ora, dove ora in questi luoghi bisognerà comunque procedere speditamente alla campagna vaccinale sia per tutelare i più fragili ma soprattutto, ha detto Figliuolo, lo facciamo ora perché finalmente abbiamo il vaccino monodose, riferendosi a Johnson & Johnson. Ascoltiamolo. Dobbiamo fare qualcosa in più per mettere in sicurezza i nostri anziani. Diciamo l'Abruzzo in questo momento è leggermente sotto media, ma ce la possiamo fare. Abbiamo già discusso assieme anche con i prefetti e chiaramente invieremo dalla prossima settimana altri tre team della difesa, team mobili, che si integreranno con quelli già presenti e con quelli della regione per essere dedicati nei villaggi rurali, nei villaggi montani a vaccinare persone anziane e fragili.
E poi vi è la questione anche dei vaccini per le attività produttive, anche in un'ottica di rilancio dell'economia nazionale. Infatti ieri, durante l'inaugurazione del centro vaccinale di Scafa, l'assessore alla sanità Nicoletta Verì aveva già anticipato che avrebbe chiesto al commissario Figliuolo un'accelerazione sulle vaccinazioni aziendali. Ebbene, il commissario ha spiegato che prima bisognerà procedere alla vaccinazione delle varie fasce di età e poi da giugno si inizierà anche a vaccinare appunto nelle aziende. Vediamo. I punti aziendali partiranno più avanti, quando avremo più vaccini, abbiamo messo in sicurezza gli over 65 e i fragili e potremo aprire a tutte le altre categorie. Da lunedì partono le prenotazioni per gli over 50 e quindi direi che stiamo piano piano vedendo sempre più luce e stiamo attraversando il tunnel. Ed accompagnare Figliuolo in questa visita abruzzese, come nelle diverse visite che stanno facendo in tutti i centri vaccinali di tutta la penisola, c'era il capo della Protezione Civile Nazionale Curcio, che ha lodato la Protezione Civile abruzzese, Protezione Civile ben organizzata anche per forza di cose per far fronte alle diverse tragedie negli ultimi anni, in primis quelle dei terremoti. Ascoltiamolo. Questa è una regione generosa che negli ultimi anni è stata colpita da eventi importanti e che ha saputo organizzarsi, quel sistema che lei ha citato di volontariato, di volontà di protezione civile, ma di sistema civile fatto dai sindaci, delle istituzioni sanitarie, dai prefetti, dai cittadini, perché poi alla fine queste sfide si vincono se il cittadino comprende questo meccanismo. Bene, Abruzzo è consolidato. Dovrei dire da una parte fortunatamente consolidato, dall'altra parte sfortunatamente consolidato, perché è frutto di una serie di dolori che ha colpito questa regione, ma noi adesso vogliamo vedere avanti, prendiamo le cose positive, prendiamo questa organizzazione che è un pezzo importante della società e dei cittadini abruzzesi. Io riprendo l'appello di dire aiutiamo il volontariato, perché è la spina dorsale non solo dell'Abruzzo e dell'Italia, ma proprio del nostro spirito, del nostro paese. E ora, come detto, Figliuolo e Curcio stanno arrivando all'Aquila a visitare il centro vaccinale recentemente inaugurato di San Vittorino, e così si concluderà la visita abruzzese del commissario straordinario per il contrasto all'emergenza Covid. Io ringrazio Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica. Da Pescara è tutto, linea allo studio. Sì, grazie anche a Giuseppe Dintino, oltre che al nostro Roberto Pulimanti, per queste dirette da Pescara. E concludiamo qui l'edizione flash del TG. La partita fra Cremonese e Pescara è arrivata al 13° minuto, si è ancora sullo 0-0. Linea che torna adesso a Diretta Stadio. Il TG6 invece, con la sua edizione completa, tornerà alle ore 19. Grazie e buona giornata.